Oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, per voi che siete amanti degli effetti speciali e delle emozioni forti, oggi sembra una giornata noiosa. Quando accetterete che non c'è lavoro che possa esulare completamente dalla collaborazione, sarà più facile raggiungere certi obiettivi. Toro, come sempre, un altissimo senso del dovere vi impone di marciare spediti e di non calare di intensità. Mens sana in corpore sana, quindi ci sono delle espressioni che, pur essendo molto antiche, sembrano essere state coniate apposta per voi. Gemelli, anche a costo di critiche e insulti, fareste bene oggi a non aprire la porta a chiunque. Ci sono situazioni in cui dovreste pensare di più a voi. Siete soliti concedere udienza e spendere tempo per ogni causa, sacrificando spazio troppo importante per voi. Cancro, iniziate bene la settimana con il piede giusto e la testa ben orientata, è utile anche per gli altri giorni. In amore basta un velato ammiccamento per farvi battere il cuore, siete ipersensibili ad ogni piccola variazione della situazione amorosa. Leone, inizio settimana a rilento che vi fa sentire un po' imprigionati in un contesto che non vi appartiene e non vi appaga. La quotidianità è fatta di obblighi domestici, rapporti gelidi con il capo e lunghe code nel traffico. Vergine, oggi per voi è un lunedì eccelso, opererete scelte delicate e vi districherete da situazioni difficili con grande agilità. Attenzione, vietato maneggiare inutilmente ansie e preoccupazioni, lasciatele in un cassetto e dimenticate la chiave in qualche luogo sperduto. Bilancia, non siete mai completamente sicuri. Fate passare il treno e subito dopo iniziate a rimpiangerlo. Nelle situazioni in cui eccellete non vi piace indossare false modestie ed è giusto così, che male c'è a riconoscere i propri talenti. Scorpione, nel primo giorno di questa settimana non cambiano gli schieramenti. Avete la sensazione di essere messi costantemente alle strette dai collaboratori, dal partner e anche dai parenti. Questa sera una bella tazza di tisana calmerà i primi sintomi dell'acidità di stomaco. Prima di ricorrere a medicinali, provate quindi rimedi semplici. Sagittario, dovendo fare i conti con una certa irrequietezza sia mentale che fisica, avrete oggi bisogno di individuare una via di fuga, una valvola insomma di sfogo. Un vecchio hobby, trascurato da mesi, vi tornerà utile e vi farà crescere l'entusiasmo. Capricorno, portate a termine in questo lunedì il prima possibile le attività consuete per poi dedicarvi a ciò che vi sta a cuore. Nella cerchia familiare cresce giorno dopo giorno l'apprezzamento e la considerazione per voi, quindi state diventando leader indiscussi. Acquario, l'aria che tira dice che non è ancora il momento della ripresa, bisognerà attendere mercoledì. Concentratevi sulla casa, gli obblighi professionali e dimenticate tutto il resto per il momento. Pesci, se avanza tempo, in questo lunedì potrete occuparvi degli amici facendo visita a qualcuno che vi attende da molto tempo. È il momento per iniziare anche una dieta disintossicante, il famoso inizio da lunedì vi inchioda alle vostre responsabilità.